Un CEO straordinario che sta facendo grandi cose per l'innovazione del paese, lavorando su un aspetto che durante la pandemia ha ancora di più assunto un'importanza strategica, cioè la formazione, in questo caso rivolta soprattutto alle imprese, che in un contesto come quello attuale richiede nuovi strumenti, nuove competenze per far fronte alle sfide imposte dalla crisi. Abbiamo qui a raccontarci il lavoro portato avanti da Italia Online, che tutti conosciamo, appunto una società attiva in tutta la filiera delle soluzioni di marketing digitale, comunicazione online, insomma, veramente il cuore dell'attualità, il suo CEO Roberto Giacchi. Quindi abbiamo Roberto che potrà raccontarci questa esperienza straordinaria e quindi vorrei, Francesca, salutarlo subito. Roberto, Ah ci sì, sei? diamo il Benvenuto. benvenuto Roberto Giacchi, ci sei? Ci senti? Eccoti, Buonasera, sì, mi sento benissimo, grazie. benvenuto, benvenuto Buonasera, Roberto. grazie. Bene, allora io direi lanciamo la clip che mi dicono dalla regia, mi fanno così che non abbiamo, quindi Roberto Possiamo farai tu la partire già clip, con l'intervista, esatto. vero Roberto? E ci puoi Va benissimo. cominciare a raccontare innanzitutto qual è il tuo impegno personale su questi temi. So che tu hai un'attenzione personale con la tua azienda proprio sui temi della formazione. Infatti avete una corporate university per la formazione interna che avete però ora convertito in attività di pubblica utilità. Mi spieghi che cosa intendi? Allora, noi come azienda abbiamo due caratteristiche. Allora, la prima è che abbiamo bisogno di rimanere costantemente aggiornati su tutti gli aspetti tecnici che riguardano il nostro lavoro. E la seconda caratteristica è che siamo molto distribuiti sul territorio, quindi avendo 47 sedi sul territorio siamo molto lunghi e questo per avere una forte vicinanza ai clienti. Allora, per soddisfare entrambe le esigenze, quindi di rimanere aggiornati tecnicamente e di portare questo aggiornamento, questa formazione su tutto il territorio, qualche anno fa l'azienda si è dotata di un'academy per fondamentalmente fare formazione. Nel corso del tempo però ci siamo resi conto, mi sono anch'io subito reso conto quando sono arrivato, che la nostra attività con i clienti, le visite che noi facevamo e facciamo ai clienti non si risolvevano esclusivamente in un'attività di vendita, ma spesso era necessaria un'attività propedeutica, di forte evangelizzazione digitale delle piccole e medie imprese. E quindi abbiamo avuto innanzitutto l'intuizione di aprire questa Academy anche ai nostri clienti, partendo con della formazione un po' tradizionale, una formazione in presenza, che abbiamo aperto ovviamente gratuitamente ai clienti stessi. Dopodiché l'abbiamo aperta a tutti, anche a quelli che non erano nostri clienti, e poi via via, anche un po' perché siamo stati costretti dalla pandemia, abbiamo trasferito questa formazione online e devo dire ci sta dando delle soddisfazioni enormi perché è andata incontro a dei bisogni di formazione che sono diventati ancora più impellenti in questa fase di emergenza che stiamo vivendo. È bellissima questa idea che avete avuto di rendere accessibili a tutti gli altri i contenuti della vostra corporate university. Mi dici quante aziende hanno beneficiato finora della vostra formazione gratuita? Ma guarda, allora è stata una crescita esponenziale, perché nel 2019 contavamo come partecipanti ai nostri eventi, contavamo i partecipanti ai nostri eventi con le decine di unità e quindi alla fine dell'anno avevamo fatto circa un migliaio di aziende che avevano partecipato ai nostri eventi. L'accelerazione è stata enorme quando abbiamo trasferito online questa attività con l'inizio della pandemia. E lo scorso anno abbiamo raggiunto 10.000 aziende partecipanti. Quest'anno, nei soli primi 3 mesi, abbiamo raggiunto il numero delle 7.000 aziende partecipanti. Quindi questo secondo me è anche il termometro dell'interesse che c'è nel paese, in tutto il paese,
per questi temi, per il digitale, per le opportunità che il digitale offre. E tra l'altro ci fa capire anche di quanto bisogno c'è da parte delle aziende di poter fare formazione. Mi puoi raccontare quali sono gli argomenti principali che trattate nella vostra attività formativa? Ma guarda, allora noi abbiamo dei percorsi che cercano di soddisfare i bisogni delle aziende toccando i vari argomenti presenti all'interno del mondo del digitale e cercando anche di adattare i contenuti sul diverso livello di maturazione che troviamo nelle aziende. Quindi partiamo da temi molto semplici come quello di iniziare ad avere una presenza online, cioè il farsi trovare con una scheda descrittiva molto semplice che descriva orari di apertura, indirizzo, punti di presenza sul territorio. E poi crescono questi corsi anche come complessità quando andiamo a parlare innanzitutto dei siti, dello sviluppo di un proprio sito, della gestione di un proprio sito, quando tocchiamo il tema sempre più importante dell'e-commerce, quando tocchiamo le attività di digital marketing e di social media strategy che si possono sviluppare per rinforzare la presenza online. E soprattutto, questo è un tema che sta diventando sempre più rilevante, è quello della presenza sui marketplace e quindi dell'utilizzo dei marketplace internazionali e quindi dell'utilizzo dei canali digitali per fare export e per acquisire quote di mercato in altri paesi che viceversa sarebbero inaccessibili. Mi sembra di poter dire che, provo a fare uno scoop, voi apparteniate, insomma, che facciate parte fin dalla prima ora di Fondazione Libellula, è corretto? Sì, è corretto. Noi abbiamo cominciato a collaborare con la Fondazione Libellula nel 2017. Innanzitutto perché ovviamente questi sono temi, quelli della violenza sulle donne, più in generale della discriminazione di genere, che sono temi importanti. Però io credo che lo siano anche per una realtà come la nostra, ancor di più per una realtà come la nostra che, essendo impegnata nel settore delle tecnologie, ha una sua naturale deriva verso avere come dire, una propensione di persone e di persone con ruoli di responsabilità di sesso maschile. E quindi noi vogliamo con questo mantenere vivo anche al nostro interno la lente di ingrandimento nel garantire, nel preservare la giusta diversity di genere a tutti i livelli dell'organizzazione. Beh, quindi, come dire, Francesca, mi sembra di poter dire che Roberto e la sua azienda va premiato, ma poi che loro, vuol dire, sono di casa doppiamente. Assolutamente. Quindi sia, ovviamente in Fondazione Libellula, ma anche a questo punto e fra poco ufficialmente come CEO for Life. Allora, chiedo alla regia di mandare la clip della premiazione e poi passeremo alla consegna ufficiale. The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes. Beh, Roberto, a questo punto direi che sei quasi tu a insegnarlo a me, perché insomma io sto cercando di far conoscere la panchina rossa a più aziende possibili, ma tu la conoscevi prima di me, perché se fin dall'inizio, io in realtà insomma qualche mese dopo sono entrato in contatto appunto grazie a Silvia con questa bellissima iniziativa, quindi a questo punto condivido con te l'onore di prendere la panchina rossa, ti prego di avvicinarla alla telecamera e come dire, ancora di più che magari in tanti altri casi, sono doppiamente onorato di riconoscerti l'impegno, la sensibilità sui temi della sostenibilità e quindi di riconoscerti, Roberto, il CEO for Life Award 2021, con veramente l'auspicio che tutto questo potrà diventare ancora più importante nel prossimo futuro, nei mesi, negli anni prossimi, per lavorare insieme su questo tema e su tanti altri temi. Grazie Roberto e complimenti. Grazie a presto. A voi. A prestissimo. Grazie a voi anche di questa opportunità di ricevere questo bellissimo premio. Grazie Roberto, a prestissimo. Grazie.